In compagnia di Stefano Chierici, insomma, ci hai fatto preoccupare tutti, però finalmente oggi ti abbiamo visto. Me l'ho preoccupato anch'io perché non stavo andando, insomma, nel migliore dei modi questa settimana. Giovedì notte mi è iniziata questa febbre, che però la cosa, diciamo, strana, particolare, è che non andava via. C'ho fiatone perché sono fatto Tutti l'abbiamo tutta la fatto. salita del comune e ne posso più. No, questa febbre, che più che altro era alta e non andava via. Abbiamo fatto tutti gli accertamenti del caso, non c'era niente di che, però non andava via, quindi insomma, di per lì ero un pochino preoccupato. Poi a un certo punto è iniziato a migliorare, ieri stavo decentemente, quindi oggi ho provato giù al campo se andavo bene, insomma, se rispondevo bene, ho deciso di venire. Ed è andato, mi pare, tutto bene, Sì, dai, parti ora tecnicamente il primo tiro, però se, come ho detto ai tuoi colleghi, se dovevo pensare di essere qui oggi, qualche giorno fa avrei detto, ma non lo so, quindi sono già contento di questo, che il cavallo sta andando bene, benché ha avuto poche prove, ma lui non ne ha bisogno. E io, diciamo, che sono rientrato in carreggiata quasi subito, gli ultimi, su tre tiri, insomma, gli ultimi due l'ho fatti molto bene, e sono contento, insomma, dai. c'erano gli altri quartieri che erano preoccupati, che dicono che verrà più arrabbiato, quindi è ancora peggio. Insomma, un po' arrabbiato so, perché insomma è un venire alle prove per me, che comunque sono nato in mezzo a questa manifestazione, e stare 6 giorni in casa chiuso 24 ore, un po' arrabbiato so, quindi. Perché c'era, credo, l'unico precedente, che era quello di Vannozzi negli anni 90, che poi riuscì comunque a correre Giostri. Sì, ho sentito un'intervista, non me lo ricordavo io questa cosa qui, sinceramente non me la ricordavo. Sapevo delle varie assenze per infortuni. Mi ricordo un Maurizio Sepiacci che si fece male alla spalla, Martino che ebbe, mi sembra, un incidente, però non mi ricordavo queste assenze nelle prove, sinceramente l'ho sentito anch'io tramite le vostre televisioni, ma non me lo ricordavo, insomma, anch'io un record ce l'ho, insomma, anche questo. Abbiamo visto su Facebook, c'è stato anche questo video, questo coro dei sostenitori, no? È stata una bella cosa. Ora c'era quello su Facebook, ma io carico il telefono ogni 2 o 3 ore perché Continua. mi stanno massacrando. No, sono cose che fanno piacere, anzi, forse un pizzichino di merito va loro anche perché sono qui oggi, perché comunque anche l'affetto e la carica che ti dà la gente che ti vuole bene ti fa dire di non mollare, quindi sono cose molto piacevoli. Hanno fatto video, hanno fatto cori, messaggi su messaggi, mi arrivano i messaggi alle 4 di notte, così dicono, li vede la mattina, si sveglia col sorriso. No, fa piacere, anzi saluto il mio amico Davide, che è uno dei più tremendi su queste cose.